3, 2, 1. Prossima cassa. Splendida luminosa per noi. Quindi questo vuol dire che io è come se avessi aperto 270 casse piccole. E in 270 casse piccole questi sono i brawler che potenzialmente avrei potuto trovare. Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Io direi che questo video mi sembra rigorosamente giusto iniziarlo augurandovi buon anno, perché oggi è il 1° gennaio 2021. Io qua fossi stato un ragazzino avrei rosicato come un cane, perché dai 10 fino ai 13 anni più o meno andavo ogni primo dell'anno a fare il buon anno. Non so se si fa in tutta Italia sta cosa, però consiste nell'andare a bussare porta per porta, augurare il buon anno, e in cambio ti dovrebbero dare o soldi o delle caramelle. È un po' come dolcetto scherzetto, ma si possono fare un sacco di soldi. Io 9 anni fa mi sono comprato la PlayStation 3 grazie a questa cosa, quindi purtroppo ora col Covid credo che sia meglio non farlo, ma ad ogni modo buon anno ancora e partiamo con il video. Quest'oggi ragazzotti miei siamo qua tornati su RXR Esperimento. Cosa ho qua da prendere? Messaggi. Ah, è bombardino, ok. Ad ogni modo, quest'oggi siamo qua tornati su questo account perché qualche giorno fa sono andato a shoppare un'offerta dove, se non mi sbaglio, c'erano 15 o 16 mega casse. E l'esperimento, come dice il nome di questo profilo, era proprio andare a vedere quanti brawler riuscivo a trovare in questo nuovo account. Ma adesso, andando nel negozio, dovrebbe esserci quest'altra offerta: 12 mega casse al prezzo di 22 euro. Sì, costa di più, ma c'è anche l'oro. Che cosa serve 7000 d'oro? Ma perché? Noi oggi siamo qua per sperimentare. A noi quello che ci interessa sono le 12 mega casse. Intanto qua prenderò doppio gettoni, anche se non mi serve a nulla. La scorsa volta abbiamo trovato questi brawler. In realtà Edgar non l'ho trovato, l'ho preso dalle ricompense, essendo il brawler gratuito. Comunque abbiamo trovato tutti i rari, un super raro e pam, un epico. Ma quest'oggi riusciremo a trovare qualcosa di ancora più superiore? Prima di andare a shoppare l'offerta, mi trovo sul canale di Struscia a fare un quiz. Così, non li ho mai fatti e volevo provarli. Praticamente dobbiamo andare a riconoscere il brawler guardando il dietro. Questo che... Ah, è come Byron, quello nuovo. Qua non avevo idea, ragazzi. Il dietro di Byron proprio non lo sapevo. Va bene, prossimo brawler. Questo mi sembra Bibi. Mi sta scammando quei brawler nuovi. Beh, conosco molto bene il retro di brawler. Vabbè, questa è Bea. Questa almeno posso dire che è abbastanza scontato che sia Bea. E dai, almeno questa, ragazzi, concedetemela per favore. Poi Colette. Mi viene da dire Colette. Sì. Dai che sto recuperando. Come a scuola, ragazzi, sono 10. Questo è Lu. Ma stanno uscendo tutti i brawler nuovi. Come a scuola, dicevo, voi scrivete il vostro voto in base a quelle, a quante ne avete indovinate. Questo è Gelindo, quindi se in totale ce ne sono 10, io per ora ho un 4, perché 4 giuste e 2 sbagliate. Poi Gelindo Mercante era, ma vabbè, in realtà qua è il brawler che dobbiamo trovare, credo. Questa è Jessie. Pulito, molto bene. Dai, vediamo se riusciamo ad arrivare alla sufficienza col prossimo brawler. E Mr. P mi verrebbe da dire. E sono anche abbastanza sicuro che sia lui. Esattamente, era proprio lui. Ok, abbiamo la sufficienza, non è male. Prossimo brawler. E col gatto dietro. Corvo. Era il corvo. Qua ragazzi me lo ricordo perché ai tempi di Rejected, quando c'era quella storia, era, vabbè, insomma, da lì è venuto fuori questo gatto. E no, era Iris. Vabbè, è comunque un 7. 7 su 10. Non è male. E mi raccomando, sotto nei commenti fatemi sapere quanti ne avete indovinati. Quindi, rieccoci tornati. Io direi di andare subito a vedere la questione percentuale. Abbiamo, vabbè, l'1,28 per i super rari, 0,58 epici, 0,26 mitici e 0,11 leggendari. In realtà molto standard. Quella dei leggendari neanche troppo bassa. E quindi eccoci qua sull'offerta. 22 euro buttati nel nulla. Perché di questo account ovviamente non me ne faccio nulla. E quindi mi raccomando, un bel like con iscrizione e campanellina se ancora non l'avete fatto. Perché questi video li faccio apposta per voi, per sperimentare. E quindi eccoci. Mamma mia, la tensione alle stelle. Sì, abbiamo effettuato l'acquisto. Ok, ma lui sta bene così. 7000 d'oro e quelli ok. Allora, io in teoria dovrei già trovare 6 skip per avere qualcosa. E beh, la prima cassa direi che è andata davvero alla grandissima. Qua di tutti i vari skip non è che mi interessi tanto. E ok. Ma ora andiamo con la seconda cassa. Dove? Vado. Come 3 skip? Ma che è? Ma oh, ma che è? Stai scherzando, zio? Questo qua è uno scam all'ennesima potenza proprio. 3 skip, raga, ma che è? E qua? E qua me ne dà 5. Dovrebbero esserci 2 skip luminose, ricordi logica, ma ovviamente ci saranno.
0. Schibluminosi. E infatti sì. Io dopo quel 3 mi aspetto tra poco di vedere un 7, ragazzi, perché dobbiamo recuperarlo. Quindi ora... Bene, e questa dovrebbe essere la quarta cassa, per ora un disastro. Tanto raga, mi raccomando un bel like, perché io qua ho paurissima di non trovare nulla, mi raccomando. Supportate questo video, facciamolo andare bene, che io quei 22 euro già li vedo un po' così, ma... Vedi? Bastava dirlo per trovare i 6 skip. Non sono molto fiducioso, perché ancora devo trovare tutti i super rari, quindi è molto probabile che sia un super raro, ma... Lo skip luminoso di fatto c'è. 3, 2, 1... Meglio del previsto. Beh sì, questo brawler adesso vale come un epico. Però fai lo butti, oh, brawler cromatico, gelindo. Io non lo butterei. Ok, 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 andiamo avanti, va bene. Molto inaspettato. 5 skip, beh giustamente. Dopo gelindo non è che poteva darci chissà cosa. Ma andiamo con calma, perché io già, tipo questa cassa, no, di adesso. Abbiamo ancora i 3 skip luminosi di prima da recuperare, quindi... E quindi 5 skip. Che poi tra l'altro, a quante casse sarò? Secondo me questa sarà tipo la nona, qualcosa del genere. Bye. Mannaggia, 5 skip! Oh! Cosa? vabbè, niente, 5 skip. Ma potrebbe uscirmi uno skip luminoso a tradimento? Invece no. Perché ricordiamoci che potrebbe capitare. È difficile. Ma credo che fossero difficili anche i 3 skip che abbiamo visto prima. Quindi in realtà qua 8. 5. Raga, mi sa che ne mancano 2. Se ho fatto bene i conti e spero di averli fatti male, però in peggio. Cioè in meglio, nel senso che ne abbia più di 2. Quindi, prossima cassa. Skip la lumina super noi. E non è che questa volta troviamo qualcosa di un po' più su, di un epico, un cromatico epico. Quindi non dobbiamo trovare energetico. Cioè, che per carità, se troviamo energetico non si butta. Però... però Beryl, ragazzi. Però Beryl, vabbè, doveva arrivare prima o poi un altro super raro. Va bene. Quindi questa potenzialmente è l'ultima cassa, se ho contato bene. E io non la guardo, ragazzi. Mi giro. Ok, molto bene. Io adesso vado per girarmi e 5 skip, ma dai. Ti prego, dimmi che ho contato male. Ditemelo, ragazzi, avrò contato male? Ho contato male, forse sì, forse no. Io dico di sì. Oh, ho contato male? Oh, oh. No, non è cambiato nulla. Ma non è che ho ancora contato male e ce n'è un altro? Oppure skip lumino... Oh, potenziamenti bassi? Dai, pensavo fosse skip luminoso a tradimento. Ho visto 2 volte il 9... No, è finita qua. No, raga, male, male, male. Abbiamo trovato Beryl e Gelindo. Che, per carità, Gelindo non è male volendo, eh. Allora, la scorsa volta abbiamo shoppato 15 casse. Oggi 12. Quindi in totale abbiamo shoppato 27 casse. Ora, se io vado nel negozio, vado nella mega cassa e vado soprattutto nella info, ci dice, in termini di contenuti, aprire una mega cassa equivale ad aprire 10 casse Brawl. Quindi questo vuol dire che io è come se avessi aperto 270 casse piccole e in 270 casse piccole, questi sono i brawler che potenzialmente avrei potuto trovare. Un po' mi puzza, ragazzi, mi sembra davvero poco. Se siamo sicuri che su 270 casse piccole poteva realmente succedere una cosa del genere, considerando che Edgar sarebbe anche da togliere. Non lo so, raga, io ad ogni modo questo account per ora lo tengo ancora se dobbiamo fare qualche esperimento con qualche offerta importante. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse vi raccomando un bel like con iscrizione, campanellina, tattica tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.